novità rispetto alle previsioni della vigilia. Nella Salernitana ce la fa Vignaroli, che parte dall'inizio. E allora Salernitana che gioca con il portiere Salvatore Soviero, poi la difesa contro il grosso Olivi, Cardinale, Tamburini, a centrocampo Campadelli, D'Antoni e Tedesco, le tre punte di vicino Vignaroli e Gioacchini. Da verificare naturalmente la tenuta di Vignaroli. Per quanto riguarda invece la regina, Franco Colomba ripropone il 4-4-2 consueto con Belardi in porta, Iranek, Vargas, Franceschini e Morabito dietro, a centrocampo Cozza e Casali sugli esterni, Vicari e Mozart interni, le due punte Bogdani e Savoldi. Ancora spettacolo dalla curva per le nostre telecamere guidate quest'oggi da Ottavio Ruggio, mentre abbiamo a bordo campo Marco Nosotti che durante il match ci darà tutte le notizie per quanto riguarda i movimenti sulle panchine. Vediamo le panchine dunque: la regina con Franzone, Verona, Mamede, Leon, Zoppetti, Reggi e Baldini, per la Salernitana Botticella, poi Arcadio, Cuomo, Speranza, Camorani e Lazzaro, l'attaccante di riserva Lazzaro. Una partita delicatissima, la Salernitana si è rilanciata alla grande soprattutto con la vittoria di Terni, Salernitana che sente profumo di zona promozione, una Salernitana che però, se vuole cullare ambizioni di altissima classifica, deve assolutamente fare risultato oggi a Reggio, e non è facile perché la regina in casa non ha lasciato niente agli avversari. In questo campionato non hanno mai perso gli uomini di Franco Colomba, per loro 4 partite vinte, 3 partite pareggiate. Zeman dunque deve stare molto attento oggi su un terreno ancora inviolato in questa stagione. Il saluto di Casale a Zeman, l'avete visto un attimo fa, si sono stretti la mano Stefano Casale, Zdenek Zeman, i due erano assieme al Foggia circa 10 anni fa. Per Franceschini un ritorno contro una squadra a lui molto cara, giocato da ex Colomba, ha guidato per 2 stagioni la Salernitana. Eravamo nel 1995, per 2 anni fino al 97 Colomba rimase sulla panchina della formazione campana, poi venne esonerato proprio dopo un 3-0 subito dalla sua Salernitana qui a Reggio con tripletta di Dionigi. Facciamo partire il cronometro, è cominciata dunque la sfida, nella regina manca ancora appunto Dionigi per quanto riguarda la Salernitana, fuori Fusco, fuori anche Zoro. Andiamo subito a vedere cosa accade in campo, fa girare Vicari, da seguire la sua posizione, Vicari gioca da interno di centrocampo, va in panchina invece Mamede, fallo di Mozart, calcio di punizione a terra Campedelli, ha commesso fallo il giocatore brasiliano Mozart, si allontana mentre Nucini lo invita a stare tranquillo, ecco Campedelli che ha rimediato una botta al volto. Consueto 4-3-3 per la Salernitana, fa girare D'Antoni, pallone sull'esterno di sinistra. C'è Tedesco che gioca largo da quella parte, deve stare molto molto attento ai suoi inserimenti. Iranek, difensore di fascia, si lotta alle porte dell'area di rigore, c'è Vicari in copertura, poi un rimpallo Mozart, c'è un fallo a favore della regina, già fischiato dall'arbitro, battuto il calcio di punizione. Avanzano gli Amaranto, lancio di Iranek, sfiora Cozza di testa, ha liberato la difesa. Ancora per un attimo Iranek fermato da Tedesco. Tamburini osserva la posizione là davanti di compagni, un rimpallo favorisce la difesa, Franceschini, Mozart allarga da questa parte, ha un po' di spazio Casale, osserva lo scatto di Bogdani, cerca di lanciarlo, va Bogdani, esce il portiere e poi si rifugia in fallo laterale, uscita fuori dall'area di rigore di Salvatore Soviero per andare a prendere Bogdani, rimessa già effettuata, Casale, Bogdani, ancora per Casale, buona la chiusura in fallo laterale di Alessandro Del Grosso, rimessa in zona di attacco per la regina, scala in difesa Del Grosso, si guarda un po' intorno, rimessa di Morabito, pallone giocato su Savoldi, 2 su di lui, un rimpallo, pallone che si perde in fallo laterale, ancora regina, vedete Campedelli e Del Grosso che seguono con grande attenzione i movimenti di Savoldi, mentre Nucini va verso il portiere Soviero che ha rimediato un colpo, probabilmente in occasione dell'uscita di prima, infatti è tutto fermo Nucini da Soviero che ha un piccolo problema, e allora deve arrivare il dottor Acanfora, il medico sociale della Salernitana, per rimettere in sesto il portiere, mentre Zeman per il momento è sistemato comodo in panchina. Ecco Soviero, ha giocato Botticella per qualche partita, adesso Soviero però si è ripreso il posto da titolare, si riprenderà con una rimessa laterale per la regina, mentre Soviero ha un problema alla gamba destra, ecco qua, al momento dell'uscita probabilmente ha appoggiato male il piede, dunque c'è stato un movimento innaturale della gamba per Soviero. Dolorante il portiere della Salernitana, gioco fermo per circa 1 minuto. Ancora medico e massaggiatore a verificare le condizioni dell'estremo di Zeman. Si parlano, dottor Acanfora e Salvatore Soviero, pare tutto a posto. Cerca di tenere caldo il muscolo, Soviero.
si ricomincia con le mani di Morabito, pallone lanciato nell'area di rigore, pallone che passa Savoldi per un attimo, poi il disimpegno della difesa campana con Cardinale, ancora la regina, batte il cross nell'area di rigore, ha fischiato l'arbitro, tutto fermo, c'è una punizione per la Salernitana, gioco interrotto, un colpo ai danni di Del Grosso, ecco qua Casale che sbraccia ai danni di Del Grosso, qui è già tutto fermo, Casale comunque mette in mezzo, fa il pallone, finisce in gol, ma l'azione era stata interrotta sul nascere. Sto dando un'occhiata ancora a Soviero, vedete che cerca di tenersi in movimento per verificare le condizioni del suo ginocchio destro. Intanto la Salernitana va all'impostazione, il lancio in avanti, prova Gioacchini a farsi vedere, ancora Salernitana sulla tre quarti, dalla parte opposta si propone di vicino, posizione di fuorigioco, però si alza la bandierina del guardaline numero uno Tognolo, mentre c'è un colpo per Giacomo Tedesco, a terra il capitano della Salernitana dalla parte opposta, rivediamo questo contatto con Vicari, colpito duro Tedesco, molto lavoro per il medico sociale della Salernitana, rivediamo il tentativo di forbice di Vicari e poi la botta subita dal capitano della Salernitana. Si è giocato poco in questi primi 4 minuti, prima per l'incidente a Soviero, poi per quello corso a Tedesco, ci sarà un po' di recupero sicuramente a fine primo tempo. Continua a dare indicazioni ai suoi Colomba, mentre Tedesco viene portato fuori, accompagnato fuori in barella, però potrebbe rientrare nel giro di pochi istanti. Allora, fischio Nucini, si può ripartire, la punizione per Velardi per il fuorigioco di prima di Vicino, prova a far girare di testa Bogdani per Savoldi, tiene palla quest'ultimo, ma c'è un intervento scorretto ancora di Savoldi che si è aiutato con un braccio, calcio di punizione per la Salernitana, pallone sulla destra Del Grosso, si propone di Vicino, attaccato da Morabito che è il capitano della regina, la palla esce, la rimessa per la formazione ospite, tiene il pallone Morabito, ma la rimessa non è per lui ma per Del Grosso. In avanti si piazza al limite dell'area di rigore Vignaroli in attesa di un lancio, si avvicina di Vicino, eccolo servito, va di Vicino, di prima, dentro, senza guardare per Vignaroli, in anticipo Vargas, pallone calciato lungo dal cileno, pallone che cade a centrocampo, sale Bogdani, un colpo anche per lui, a terra pure Bogdani, non si riesce proprio a giocare per più di un minuto in questo inizio. Colpo al viso per l'attaccante albanese, vedete a terra Erion Bogdani che insieme a Savoldi è il capocannoniere della squadra con 5 gol, ecco l'elevazione di Erion Bogdani e poi il colpo di Samuele Olivi, l'arbitro è lì, verifica le condizioni di Bogdani, si riparte soltanto con una rimessa, non c'era fallo su Bogdani. Mozart restituisce il pallone alla Salernitana che l'aveva toccato in fallo laterale per consentire i soccorsi proprio a Bogdani. Calcio lungo di Del Grosso, prova a far girare Vignaroli per di vicino, in vantaggio però la difesa, tocco di Franceschini per Velardi, poi Morabito, Casale cerca il tunnel, con buona fortuna lo trova anche Casale, mette dentro, parte Cozza, scalano però i difensori che si rifugiano in fallo laterale, una Salernitana che parte bene in questo avvio, molto attento dietro Cardinale, è stata sua la chiusura, con le mani Morabito, ancora per Savoldi, cerca il movimento ad aggirare Del Grosso, va Savoldi, torna Del Grosso su di lui e lo contiene, poi D'Antoni, leader del centrocampo D'Antoni, cerca di mettere un po' d'ordine, sbaglia tutto, allora Vargas, ancora per Cozza, un contatto con Tamburini, va giù Cozza, non c'è fallo, ripartono gli uomini di Zeman, D'Antoni da questa parte, insiste Del Grosso, cerca di contenerlo Casale che però non lo affronta, lo aspetta Casale, ancora Del Grosso, movimento a rientrare, parte il lancio, fuori gioco di un paio di metri almeno per Vignaroli, si lamenta un po', ecco la smorfia di Vignaroli, avrebbe voluto il lancio un attimo prima, perso il tempo Del Grosso, poi il compagno era già in fuorigioco. Attenzione ai fuorigioco stasera, ci sarà molto lavoro per i due guardaline. Naturalmente la difesa della regina quando può cerca di approfittare degli scatti ripetuti di Vignaroli che gioca sempre sull'ultimo uomo, così come la difesa della Salernitana gioca sempre moltissimo con il fuorigioco. Parte il lancio da parte di Vargas, là davanti cerca di salire Savoldi, attenzione a Bogdani, al limite Bogdani in area, uno contro uno e poi alla meglio la difesa, pallone che schizza via, c'è calcio d'angolo, ha provato a sfondare Bogdani, bravo Cardinale stavolta a contenerlo, arriva il primo corner in questo match, 7 minuti e 30 nel primo tempo, Paccozza col sinistro, batte il cross in area di rigore, non c'è nessuno, pallone che sfila dalla parte opposta, c'è Iranek in vantaggio rispetto a Gioacchini, la rimessa per la regina, con le mani Iranek, sta salendo il ritmo del match per i calabresi, Iranek va a cercare la testa di Bogdani, il tocco di Bogdani al limite dell'area, anticipato Casale, arriva Morabito col sinistro, prova, pallone sul fondo,
aumentano la pressione i padroni di casa. Salernitana che al momento riesce a tenere bene in difesa, non ci sono stati particolari rischi per Soviero. Rivediamo la conclusione di sinistro di Morabito. Nessuna parata da rilevare né per Emanuele Belardi né tantomeno per Salvatore Soviero, che rimane sempre dolorante al suo ginocchio destro, però riesce comunque a stare in campo. Avanzano i giocatori di Zeman, si propone Tedesco, alla fine pallone in mezzo, lancio di Gioacchini da questa parte, guardate di vicino, in fuorigioco anche lui di 3-4 metri. Difesa della Regina sempre molto alta con Vargas e Franceschini, due centrali che chiamano fuori, a sinistra Morabito e a destra Iranek, non fa una piega Tenek Zeman che osserva tutto. Calcio di punizione con Belardi. Un po' tardato Vargas, ha subito un colpo Jorge Vargas, leggermente zoppicante il cileno, lo vedete per ultimo nel cerchio di centrocampo, ultimo difensore della Regina, prova ancora di vicino con Campedelli, fermato da questo lato, ancora Vicari, si muove molto Vicari, ripeto, stasera centrale, posizione abbastanza anomala per lui. Intanto Savoldi, si sovrappone Morabito, non lo vede Savoldi, fa tutto da solo, parte il cross in mezzo, e solo Cozza, porta vuota Bogdani sulla linea, due salvataggi, Cozza e Bogdani, difesa della Salernitana che si salva in estremis, occasione clamorosa, solo Cozza sulla respinta, solo Bogdani, e per la difesa della Salernitana ci è voluto un mezzo miracolo stavolta. Regina che comunque schiaccia a fondo adesso sull'acceleratore, prende palla ancora in difesa della squadra di casa con Vargas, va lui, bella la finta ancora del cileno, avanza Vargas, lo contiene D'Antoni, tocco centrale, Mozart, hanno assunto le redini del match adesso, giocatore di Colomba, parte il lancio fuori misura di Casale, la difesa riesce a liberare su Di Vicino, ora Casale ha girato molto bene da Di Vicino, grande il suo movimento, poi parte Campedelli, in mezzo c'è Vignaroli, ancora Campedelli all'uno contro uno con Franceschini, sempre Campedelli, parte il cross, glielo nega Franceschini, rimessa laterale, bella partita adesso, grande occasione per la Regina al nono minuto, prima con Cozza, poi con Bogdani, occasione clamorosa davvero per gli Amaranto che però non sono riusciti a concretizzare. Merito anche del portiere Soviero in un primo tempo e poi del salvataggio dell'ultimo difensore sulla linea. Del Grosso con le mani, ancora Di Vicino, attaccato, resiste bene, ancora Di Vicino, palla su sinistro, tutto sinistro Di Vicino, parte il cross col suo piede preferito, palla lunga, attenzione a Tedesco, scala Iranek, pallone che esce dall'area di rigore, ancora Iranek in vantaggio sul suo rilancio, non c'è Cozza, tocco dentro di Tamburini, ancora Tedesco, pallone teso in area di rigore, Gioacchini, anticipato da Franceschini, palla in calcio d'angolo, però questo è il gioco preferito dai campani che dialogano in grande rapidità sulla fascia e poi partono con queste fiondate, con questi cross tesi in mezzo, bisogna stare molto attenti, lo ha detto Colomba alla vigilia ai suoi giocatori, Salernitana temibilissima con questi palloni in mezzo per Gioacchini, Di Vicino e Vignaroli, movimento in area di rigore, arriva anche Savoldi a dare una mano, c'è il primo calcio d'angolo per la Salernitana, pallone che va a sbattere su Cozza, poi si impenna, c'è lì l'arbitro che vede tutto e fa giocare Mozza per un attimo, poi ancora Salernitana, si riparte da Cardinale, lancio lungo, pallone che però si perde in fallo laterale, cercava di sfondare ancora sulla sinistra la Salernitana, rivediamo, guardate, Cozza con la punta del piede, grande Soviero e poi Bogdani che può piazzare il pallone, ma in estremis, davvero in estremis, se la cava la difesa, salvataggio davvero provvidenziale quando ormai la porta era spalancata dinanzi a Bogdani, è stata l'occasione principale di questo avvio di partita, sono 12 i minuti di gioco, con le mani Savoldi che poi lascia via Iranek. Colomba sempre agitato davanti alla sua panchina, cerca di richiamare l'attenzione dei suoi, cerca di dare indicazioni, una partita comunque cominciata su buoni ritmi, tanto l'arbitro ha interrotto ancora il gioco per una punizione ai danni di Tedesco. Nei primi 5 minuti si è giocato pochissimo, ci sono stati un paio di infortuni al portiere Soviero, a Tedesco, poi anche Bogdani, poi dal quinto si è cominciato a giocare con una buona continuità e al nono c'è stata davvero una splendida occasione per la Regina. A terra Iranek, pallone per Mozart, va il brasiliano con l'esterno per Cozza che si è spostato in mezzo alle spalle delle punte, Casale, lancio lungo dalla parte opposta, posizione regolare per Savoldi, in aria però il pallone non arriva, colpisce male Gianluca Savoldi, pallone oltre la linea di fondo. Attenzione anche a questi movimenti della Regina, in questo caso per esempio Cozza si è portato in area di rigore a fare la seconda punta con Bogdani e Savoldi si è decentrato sulla corsia destra, movimento provato questo in allenamento, cerca un po' l'effetto sorpresa la Regina, tanto Vicarino controlla Mozart sul rilancio, ancora Regina, Franceschini,
anticipo pulito di Olivi, pallone all'indietro, riparte da Cardinale la Salernitana, poi Tedesco, avanza lui, ancora Tedesco, nessuno a chiudere, osserva la situazione, poi il lancio per Vignaroli, l'incrocio con Gioacchini, non va a buon fine, da Vicari a Iranek, un rimpallo, rimessa laterale che spetta ai padroni di casa, vedete Colomba che continua a passeggiare davanti alla sua panchina, siamo quasi al quarto d'ora. Iranek cerca un compagno libero, lancio lungo di testa con Regis Savoldi per Bogdani, fermato da Olivia, ancora Regina però, sempre Savoldi in mezzo a due, resiste a un paio di attacchi, non però alla chiusura di Cardinale che rilancia di prima Vargas, non trova lo stop D'Antoni, rimediano però i compagni, pallone di Tamburini per D'Antoni, cambia tutto, esce Morabito in anticipo, parte Bogdani, ottimo però da questa parte l'anticipo anche di Olivi, poi Di Vicino per Tedesco, un po' di spazio, avanza il capitano, ancora Tedesco, attenzione al fuorigioco di Di Vicino, pallone che non arriva perché c'è la chiusura di Franceschini, poi Bogdani in qualche modo, Mozart cerca di dare ordine, bello il lancio in profondità, forse un po' troppo forte, non ci arriva più Cozza, esce al limite Soviero, rimette subito con le mani la pallone in gioco, Salvatore Soviero, avanzano a sinistra quelli della Serenitana, vedete sul pallone Tedesco, al suo fianco Tamburini, parte il lancio, fuori gioco al momento del lancio in profondità, si alza la bandierina e guardaline per Fabio Vignaroli, che non accenna neanche la protesta nei confronti del direttore di gara, mentre questo è il commento di Zeman, una smorfia, intanto Mozart, non benissimo il suo lancio, ancora Salernitana che sta prendendo le misure a centrocampo alla Regina, finora ha concesso solo una clamorosa palla gol alla Salernitana, ai giocatori di Colomba, era il nono minuto, l'abbiamo anche visto nel replay, prima Cozza e poi Bogdani, è stata l'unica vera palla gol del match finora, lancio lungo di testa Savoldi, Cozza ai 16 metri, ancora Cozza, può affondare, parte il cross, palo lungo, tutto in ritardo i compagni, pallone che corre lungo la linea di fondo, la palla è già fuori, quando la riesce a giocare Casale, autore del traversone Cozza che ha fatto tutto bene, pallone un po' in profondità, non è riuscito a dare la giusta potenza al suo traversone, mentre Soviero chiede ai suoi di salire, di non farsi chiudere, lancio lungo di Salvatore Soviero, parte di vicino, sfiora di testa Morabito, la rimessa con le mani per la Salernitana, subito di vicino, Campedelli ai 20 metri, parte il cross, dalla parte opposta c'è Iranek in vantaggio, Tedesco recupera e mette giù, prova a cambiare ancora sulla destra, Di Vicino, sempre Morabito su di lui, lo cercano molti i compagni, stavolta però Di Vicino non trova lo stop, rimessa dal fondo, io direi andiamo da Nosotti per sapere cosa è accaduto in questo primo quarto d'ora, lì tra le due panchine, Marco. Zeman sistema la posizione dei suoi difensori, della sua linea difensiva, ma soprattutto deve fare gran lavoro il quarto uomo Mitro per trattenere l'esuberanza di Colomba, che chiede solo una più veloce circolazione del pallone e di rimanere molto alti quando riparte l'azione della Salernitana, in modo da impedire la velocità delle ripartenze della squadra di Zeman. Intanto costruisce D'Antoni, si sposta Vignaroli, scala bene Vignaroli, bello il suo lancio in profondità, attenzione all'attacco della Salernitana, il movimento, poi il tocco fuori di Gioacchini, prova Di Vicino a superare Vargas, lottano i due, forse con una mano un tocco di Vargas, non protestano quelli della Salernitana, sbaglia però Vargas, recupera D'Antoni, ancora Tedesco, siamo ai 20 metri, il cross dentro, parte Vignaroli, ancora Vignaroli, la chiusura della difesa Amaranto, Salernitana che è pienamente nel match, bella partita, siamo 0-0 dopo 16 minuti e mezzo, Vargas era uscito a chiudere su Di Vicino, mentre Zeman non si muove, poi è andato a chiudere pochi secondi più tardi dalla parte opposta dell'area di rigore, sempre leader della difesa della Regina Jorge Vargas, ancora Salernitana, rimessa effettuata, non benissimo Iranek al rinvio, dice Tamburini che alimenta l'azione d'attacco, sale Franceschini di testa, un passaggio per Di Vicino, grande cross in mezzo, sfiora soltanto, non riesce nel tap-in sotto misura Vignaroli, ancora Salernitana, questa è la prima vera palla gol, si dispera Vignaroli, 17 minuti, 10 secondi di prima, mette dentro Di Vicino un pallone pennellato che scavalca Franceschini, non riesce però, lì forse doveva andare col sinistro, Vignaroli ha provato con l'esterno destro, non ha trovato l'impatto col pallone, avesse messo forse l'interno sinistro si poteva anche un po' aiutare, insomma con la gamba, però non era facile, il pallone di Vicino era anche molto forte, comunque due occasioni finora, una per parte alla 17esima, quella di Vignaroli per i campani, in precedenza gli dicevo Cozza e Bogdani, attenzione a Savoldi,
tutto regolare per Lucini, sta mandando Savoldi in azione di contropiede, poi Franceschini, protestano il pubblico, protestano anche i giocatori della Regina. Pallone giocato da Del Grosso, esce in anticipo e recupera palla Morabito ai danni di Di Vicino, va Morabito, poi scala per Casale, traversone lungo, da quella parte sono i due contro uno, se la cava di testa molto bene Tamburini, però stava andando al raddoppio la Regina, c'erano Savoldi e Cozza contro il solo Tamburini, era in ritardo tedesco nella chiusura in difesa. Ancora Regina, in mezzo per Mozart, attaccato da Vignaroli, riesce a saltarlo il brasiliano, poi Franceschini di prima, dentro c'è un buco, non trova nessuno di compagna, liberato Cardinale, parte Tedesco, molto mobile finora il capitano Giacomo Tedesco. Tamburini, Cozza su di lui, serie di rimpalli, è un flipper del pallone tra i due, la meglio giocatore campano, il lancio in mezzo non c'è nessuno, allora rilancia Mozart, parte Bogdani, facile stavolta l'intervento di Soviero, poi si scontra Soviero con lo stesso Erion Bogdani che sullo slancio lo tocca. Intanto rivediamo l'intervento precedente, con la punta del piede viene anticipato in azione regolare Savoldi che accenna soltanto la protesta, torniamo in diretta, la palla è fuori, la rimessa è della Regina, soprattutto Colomba. La partita si gioca su ritmi importanti, Salernitana che conferma di attraversare un buon momento, Regina che del resto sta facendo il match, ha preso in mano la situazione la Regina, ma la Salernitana è molto temibile, l'ha confermato la grande opportunità di Vignaroli al 17esimo, ennesimo fuorigioco di Vicino, sono già parecchi i fuorigioco segnalati dal guardaline numero 1. Cioè Silvano Toniolo di Schio che opera davanti alle panchine, quasi sempre in fuorigioco è terminato Giorgio Di Vicino, cresciuto nel Napoli, fa l'esterno destro nella linea davanti a 3 di Zema, calcio lungo di Belardi, prova di testa a correggere Bogdani che però commette fallo secondo Nucini, allora ci sarà calcio di punizione, fallo commesso da Erion Bogdani, arriva la prima sigaretta anche per Zeman, calcio di punizione toccato da Olivi per Cardinale, pallone a sinistra su Tamburini, poi Tedesco ancora in mezzo, così così il suo passaggio, recuperato la Regina da Mozart a Casale, salta l'avversario, poi c'è fallo su di lui, punizione fischiata, ha recuperato palla Savoldi ma bisogna correggere il punto dal quale va ripreso il gioco, ecco adesso ci siamo, può battere Mozart, lascia lì alla linea dei difensori Vargas, 20 minuti che se ne vanno, 0-0 il parziale, partita godibile però a Reggio, Vicari tiene palla, poi la scarica per Mozart, prova a sinistra la Regina, Casale ha un po' di spazio, avanza lui, Casale prova la botta, diagonale che non inquadra lo specchio della porta, Casale da questo lato gode ogni tanto di certi varchi perché spesso quelli della Salernitana non riescono a chiudere in tempo, avete visto nel replay Campedelli che è arrivato con un attimo di ritardo, è una posizione abbastanza complicata quella di Casale per i giocatori della Salernitana, Casale anziché fare l'esterno classico di sinistra parte molto centrale e naturalmente nessuno sa come andare a prenderlo, Zeman forse si sarebbe aspettato un Casale classico, largo, sulla sinistra, cosa che invece per ora non accade perché Casale è molto molto più centrale del solito. Intanto la palla va in fallo laterale, la rimessa per Morabito, si propongono i compagni, sono tutti marcati, alla fine il lancio per Bogdani, ferma però di testa la difesa con Del Grosso, poi recupera D'Antoni, imposta lui, ancora il lancio di D'Antoni per Tedesco, si sovrappone Tamburini, attenzione allo scatto dentro, il pallone in profondità per Gioacchini, la chiusura della difesa, poi un rimpallo, ancora Salernitana, la botta da fuori, facile la parata di Belardi, ha provato Di Vicino, sempre lui, provato con il sinistro, col suo piede preferito, però non ha dato potenza al pallone. Giorgio Di Vicino. Adesso Zeman si è alzato, ha seguito i primi 15 minuti seduto in panchina, ora è in piedi per capire meglio cosa accade sul terreno di gioco. Molto equilibrio comunque in campo, ancora Salernitana, va Vignaroli, poi lascia lì. Tamburini ancora per Vignaroli, parte Tedesco, da quest'altra parte il solito Di Vicino, attenzione a Morabito, ha capito tutto Di Vicino che gli ruba il tempo e anche il pallone. Parte il cross, una deviazione in area di rigore, sale Campedelli, anticipato, ancora Salernitana che rimane in attacco, prova a portare fuori il pallone Savoldi, resiste al ritorno degli avversari, va in profondità Savoldi, fermato da Tedesco, arriva il giallo, prima ammonizione del match Tedesco al 22esimo di questo primo tempo. Ammonito il capitano Giacomo Tedesco, rivediamo lo scatto di Savoldi, spallata poderosa quella di Tedesco sulla centravanti della Regina. Non gradisce Nucini, primo giallo di questo match, siamo esattamente a metà del primo tempo, una occasione da gol per parte, tutto in parità, 0-0 nel risultato,
una partita che Regina Salernitana stanno interpretando bene. Batte Mozart, palla in area di rigore, anticipato Cozza, prova Tedesco, ancora lui, palla cresta lì, Iranek cambia da questo lato, non c'era fuori gioco del grosso in vantaggio su tutti gli avversari, poi di vicino fa saltare il pallone, balla, lancio lungo, prova Campedelli, grande il numero di Campedelli che si beve Mozart, poi cerca Franceschini di anticipare Vignaroli, non ci riesce, ancora Salernitana di vicino dentro, rimane in attacco Campedelli, non esce il portiere Belardi, chiude tutto Vargas, qui Vargas si aspettava l'uscita di Belardi che è rimasto in porta, comunque la Regina viene via, ennesimo tunnel di Casale, sempre molto centrale Casale, ancora lui è sempre libero, quelli della difesa della Salernitana si stanno guardando, come dire, chi lo marca, ancora Casale che adesso fa il centravanti al limite dell'area di rigore, pallone impreciso, ancora Casale che torna, commette fallo, calcio di punizione, fallo di Casale su Del Grosso, questa è la mossa di Colomba che sta creando molti problemi alla Salernitana, un Casale praticamente centrocampista centrale che lascia libera tutta la corsia sinistra, spesso va anche a fare l'attaccante aggiunto Casale, con problemi per quelli della Salernitana che ora attacca con Campedelli, pallone però altissimo, non riesce a tenere bassa la sfera il giocatore di Zeman, ha provato la botta di collo senza fortuna, e allora 24esimo, 0-0 il punteggio, Colomba e Zeman danno indicazioni, ecco qua ancora l'inquadratura per Franco Colomba, ci stanno parlando Savoldi e Mozart che hanno qualcosa da chiarire, intanto il pallone cade su Casale che prende palla e poi viene subito affrontato da Del Grosso, calcio di punizione per la Regina, andiamo da Nosotti, Marco. Proprio sulla posizione di Casale è intervenuto poco fa Colomba, ha detto non andare sempre, dai un'occhiata a Campedelli, ma dobbiamo dire che in effetti Casale deve stare attento perché su questa fascia destra si sviluppano incroci e sovrapposizioni importanti. Beh sì, è un gioco pericoloso perché se Casale gioca centrale lascia la corsia tutta libera per Campedelli, sta partendo ancora la Salernitana, il lancio di Vignaroli in mezzo, anticipato Gioacchini, poi Vicari. Fa su il pallone, alimenta l'azione la Regina, spalle alla porta Bogdani che resiste a un attacco, ancora Vicari di prima, parte il lancio, ancora Casale che continua a insistere, però stavolta c'è Del Grosso su di lui, la rimessa laterale è per la Regina, con le mani Morabito si propone sempre Casale, servito ancora, anticipato per un attimo da Del Grosso, alimenta l'azione Bogdani, Casale in area, il cross in area di rigore, serie di contrasti, alla fine hanno la meglio i difensori con Olivi, sul suo rinvio c'è Vargas, non si alza la bandierina del guardalinea, di testa ancora Olivi, poi Gioacchini per Tedesco, attaccato da Cozza, riesce a dare all'indietro per Tamburini, Antoni si propone Campedelli, pallone un po' lungo per lui, anticipa Casale, poi Bogdani aggira l'avversario, parte il lancio, fuori gioco di Cozza che se la prende con il guardalinea, aspettiamo un replay ma mi pare che Cozza comunque non protesti più di tanto, vediamo Colomba che nel frattempo si occupa di altro, dà indicazioni ai suoi, 25 minuti e 50 al momento del lancio, più avanti di tutti, più avanti anche di Cozza c'era Savoldi, lo vedete laggiù in fondo, comunque il guardalinea era piazzato benissimo, secondo me lì è difficile che sbagli la chiamata il guardalinea, situazione abbastanza semplice se vogliamo da interpretare. Calcio di punizione per la Salernitana, toccato adesso da Cardinale per Tamburini. Traiettoria che si spegne in fallo laterale per la deviazione di Cozza. Ci avviciniamo alla mezz'ora. Alcune emozioni importanti, sicuramente quella al nono con Cozza e Bogdani è stata l'emozione più grande del match fino a questo momento. Vargas prova il lancio, scavalcare il centrocampo, Tamburini di testa, poi all'indietro D'Antoni. Cardinale, ancora Tamburini, si propone Vignaroli in mezzo, palla per lui, attaccato in maniera irregolare, fischia Nucini, resta giù Fabio Vignaroli, si allontana Vargas, autore del fallo, pronto alla battuta del calcio di punizione, giocatore della Salernitana Tamburini, al limite ci sono di vicino Gioacchini e Vignaroli, arriva il pallone, il cuore dell'area di rigore, sale di testa e libera Morabito, in qualche modo recupera Del Grosso, poi il lancio di D'Antoni, di testa Iranek, un passaggio all'indietro per Belardi, sta giocando con grande attenzione sulla corsia destra Iranek, il terzino della Regina, da quella parte deve stare molto attento, soprattutto le incursioni di Tedesco e di Gioacchini che si sovrappongono spesso, eccolo laggiù proprio Iranek che recupera il pallone per la rimessa laterale, pallone giocato su Vargas,
non prende rischi il cileno, dà all'indietro per Belardi. Un po' calato adesso il ritmo della partita dopo che nei primi 20-22 minuti, insomma fino a metà del primo tempo, si è giocato su ritmi parecchio elevati. Prova Bogdani in azione personale, ancora lui, si porta via Cardinale, poi cozza in mezzo, Savoldi si gira, non riesce a colpire, si lamentano quelli della regina per l'intervento ai danni di Savoldi. Vediamo Lucini che arriva lì, è rimasto a terra un giocatore della Salernitana, lo vedete dolorante ed è esattamente Campedelli. Resta giù Campedelli, arriva anche l'arbitro per verificarne le condizioni. Si è sviluppata una mischia sul cross dal settore di destra. Ecco qua il pallone che spiove nell'area di rigore. Il controllo di petto di Savoldi, poi Campedelli, e poi è uscito proprio con il corpo a chiudere Campedelli. Viene anche colpito da Gianluca Savoldi. Stop di petto, prova la girata, con il corpo si oppone. Lì bisogna anche vedere la posizione delle braccia. Qualcuno della regina ha protestato, però Nuccini ha fatto cenno che ha visto tutto. Adesso l'arbitro si porta sul giocatore della Salernitana per verificarne le condizioni per Nicola Campedelli. Brutto colpo, davvero diversi gli interventi delle panchine finora. Brutta botta per il centrocampista di Zeman nel primo tempo, in questo primo tempo, all'inizio, proprio nei primi minuti. Ricorderete un piccolo infortunio a Soviero, problemino anche per Tedesco oltre che per Bogdani. Quattro interruzioni finora, tutte non brevi. Vedremo nel primo tempo quanto darà di recupero il quarto uomo. Intanto Savoldi e Colomba si parlano, arriva il quarto uomo che è Mitro e allontana il tecnico della regina, che fa un passo indietro e due avanti e continua a parlare con Savoldi. Sembra che non si capiscano. Andiamo da Nosotti. Marco, cosa accade lì? Ricordavo più che altro le ripartenze di questa regina e la posizione di Savoldi, che attende anche palle che cambino fronte dalla destra alla sinistra. Si ricomincia a giocare, pallone per Vicari, Tedesco alla meglio, poi il raddoppio di Iranek, ancora Tedesco, prova a incrociare Gioacchini, sta partendo di vicino da questa parte. Pallone Gioacchini, fermato dall'ottimo Vargas, poi il lancio di Cozza, bello il lancio di esterno. Prova ad accelerare Savoldi, ancora al limite dell'area, Savoldi, serie di finte, Savoldi, tutto sinistro, Savoldi, palla sul fondo, molto forte fisicamente Savoldi, davvero esplosivo quando parte in velocità. Serie di finte per Gianluca Savoldi e poi la conclusione con il sinistro che però non inquadra lo specchio della porta. Rivediamo il tentativo dell'attaccante Amaranto con Olivi in azione di disturbo. Conclusione esattamente alla mezz'ora di gioco, risultato di 0-0. Pronto al rilancio Salvatore Soviero, pallone che cade su Tedesco, poi Iranek, mette giù Vicari, ancora Tedesco che lo rincorre. Mozart, 3 sul brasiliano, va giù, ancora Mozart, c'era fallo, ha fischiato l'arbitro, subito Mozart pronto alla battuta. È chiaro che senza Mamede a centrocampo, senza il portoghese Mamede, ci sono Mozart e Vicari che devono un po' reinventarsi i ruoli. Posizione per Vicari abbastanza anomala, però mi pare che se la stia cavando discretamente finora, mentre è rimasto giù Franceschini. Ha visto tutto Nuccini, che sta parlando adesso con Franceschini e Vignaroli. Si continua a giocare, c'è stato un contatto Franceschini-Vignaroli, mentre Vargas avanza, palla al piede. Casale, buono il controllo, 1-2 con Savoldi, si continua, a terra Savoldi, pallone per Mozart, ai 30 metri, ancora il brasiliano, prova ad aprire, Cozza al controllo, 1-1 di Cozza, palla sul destro, scarica fuori, Iranek al cross, sbaglia però il giocatore al momento del traversone, Martin Iranek, difensore della Repubblica Ceca, colpito male, la sua intenzione era quella di mettere la palla sul secondo palo, ha colpito male il pallone, si è perso sul fondo. Ancora Soviero, pronto al rilancio, poi aspetta Olivi, andrà il difensore alla battuta lunga per evitare complicazioni, per evitare di sforzare il ginocchio infortunato all'inizio. Non va alla battuta della rimessa dal fondo il portiere Soviero. Di testa Tedesco, poi Tamburini, ancora la Salernitana con Gioacchini, lancio di Tamburini, Tedesco, esce su di lui Mozart, va giù Tedesco, non c'è fallo, anzi sì, ha fischiato l'arbitro con un attimo di ritardo, sembrava che Nuccini volesse far giocare, poi ha comandato la punizione, se ne va il brasiliano autore del fallo. Ecco il contatto, va giù Tedesco, si lascia cadere sul contatto con il brasiliano, punizione già battuta, palla in area, sale Vignaroli, ha liberato Morabito, tiene palla ancora la Salernitana che avanza i 30 metri, pallone giocato sulla corsia esterna, va Campedelli, si allunga il pallone e lo perde, alla fine glielo porta via Casale,
esce lui, Casale per Morabito. Savoldi, lo stop, intendeva servire Casale, si è mangiato un po' il pallone che è rimasto lì, riparte Campedelli, torna Casale, bello il movimento di Del Grosso, attaccato e fermato da Casale, c'è fallo per la Salernitana, calcio di punizione, un colpo alla gamba per Alessandro Del Grosso, altro piccolo infortunio, rivediamo il contatto, Savoldi, Del Grosso, Casale, è arrivato alla fine Casale a fermare il giocatore della Salernitana. Punizione dunque, alla rincorsa di vicino, 12 minuti all'intervallo, più recupero, 0-0 allo stadio Granillo nell'anticipo di Serie B sul pallone Del Grosso e di vicino, porta la barriera a distanza Nucini, Vignaroli aspetta il pallone lungo al limite dell'area di rigore, ci siamo ormai. Due uomini in barriera, la finta di Del Grosso, va di vicino, palla bassa, Vignaroli, la sponda, è uno schema con Del Grosso che però non riesce a chiudere con il cross, ostacolato da Morabito. Ci sarà rimessa dal fondo. La posizione di Casale sulla quale stavo facendo particolare attenzione adesso è un po' cambiata, come ci diceva anche Marco prima, Marco Nosotti. Colomba ha richiamato Casale, gli ha detto insomma non stare sempre in mezzo, non insistere troppo. Spesso adesso vediamo Casale più largo, eccolo lì, ancora Casale, poi Mozart, Morabito, ancora Casale, Pedelli su di lui, a terra Casale, c'è fallo e calcio di punizione. Pronto lo stesso Casale alla battuta, si avvicina anche Morabito, se ne va Campedelli. Alla fine è Morabito che riprende il gioco, pallone in mezzo per Vargas, in prima linea c'è Cozza insieme a Bogdani e Savoldi, lancio per Bogdani, sponda per Cozza, la chiusura però della difesa ha liberato Tamburini, poi Tedesco fermato da Vicari, ancora Vargas, il lancio, non parte nessuno dei compagni, allora facile la giocata di Del Grosso per Salvatore Soviero, subito il rilancio. Pallone per Di Vicino, fermato però da Morabito, Campedelli, Di Vicino con la punta del piede, arpiona il pallone, lo porta avanti Mozart, Di Vicino, fallo del brasiliano, ancora punizione per la Salernitana. Sto giocando con personalità Di Vicino, sicuramente un giovane da seguire, classe 1980, 19 anni per lui, rivediamo Mozart che va a franare su Di Vicino ed è il motivo del calcio di punizione comandato da Danilo Nucini. Può essere il pallone buono per un mancino, proprio Giorgio Di Vicino sta sistemando a terra il pallone. Osserva tutto con molta attenzione Belardi, difesa della Regina è la meno battuta finora di tutta la Serie B, sistema il muro Belardi. Secondo me va Di Vicino col sinistro, si parlano i giocatori, c'è anche Tedesco, c'è Tamburini, ma il più convinto mi sembra proprio Di Vicino, vediamo. Barriera a distanza, rimane Di Vicino pronto, vediamo un po'. Oh, Di Vicino Vignaroli, vediamo. Ci siamo ormai, tutto pronto, si allontana Nucini, fischio dell'arbitro, parte Di Vicino col sinistro, in barriera, palla che resta al limite, la botta al volo di Tedesco, pallone che non passa, ancora D'Antoni, cross in mezzo, liberato di testa Casale, un rimpallo, la chiusura in estremis di Franceschini sul tentativo di Campedelli, alimenta l'azione di contropiede della Regina, anticipato Cozza, ancora Salernitana, stanno bene fisicamente, gli uomini di Zenone si vede, corrono parecchio. Molto equilibrio davvero in campo, lancio sulla corsia sinistra, in ritardo la chiusura della difesa, è solo il gol! Gol della Salernitana, Di Vicino, proprio lui, 36 minuti, 20 secondi, Regina 0, Salernitana 1, una Salernitana che come vi stavamo dicendo sembra davvero in grandi condizioni atletiche, sta tenendo testa bene alla Regina e adesso al 36esimo passa addirittura in vantaggio al Granillo con questo ragazzo che stasera sta trascinando tutta la squadra, cresciuto nel Napoli, Napoli primavera, addirittura un anno segnò 16 gol e adesso Di Vicino ha realizzato il punto dell'1-0, si scatenano i tifosi campani allo stadio Granillo con Zeman che esulta in maniera comunque composta, secondo copione e dunque 1-0 al 36esimo, rivediamo lo spunto da quella parte, la difesa in ritardo, non riesce però Morabito a fermare Di Vicino, 1-0 a 9 dall'intervallo, ancora il pallone che arriva sul cross dal settore di sinistra. E qui la difesa, soprattutto da quella parte, ha lasciato parecchio spazio. Non è andato Iranek alla chiusura. Di Vicino è riuscito a mettere in gol il traversone dal settore di sinistra.
partita tutta da seguire adesso, perché se la Regina offre il fianco di contropiede, la Salernitana è micidiale in quel senso, è il gioco che preferisce. Del resto Zeman intanto attacca ancora Gioacchini, dovete fare il gioco pericoloso, questo è il giudizio di Nucini. Punizione battuta rapidamente da Vargas, controlla Savoldi, poi Tamburini, ancora Savoldi, nuovamente Tamburini che lo ferma, la palla addirittura è rimasta ancora in campo, lavora bene Tamburini sulla corsia sinistra e poi c'è un fallo, fallo commesso da Mozart che viene anche ammonito, fallo su Gioacchini, ammonito Mozart che era in diffida e allora Mozart salta. La prossima partita della Regina sarà esattamente a Vicenza tra 9 giorni. Terra Gioacchini dolorante, dunque l'ammonizione al 38esimo di questo primo tempo. Marco, mi pare che Zeman insomma l'abbia presa con grande compostezza come fa sempre, grande gioia su tutta la panchina campana, ma Zeman sempre imperturbabile, no? Sì, come sempre, poi Zeman sta attento alle cose che non vanno, ha fatto una pregevolissima azione sulla sinistra, un grande movimento classico di questa Salernitana e delle squadre di Zeman, ma deve stare attento soprattutto, lui sta richiamando l'attenzione sulla sua difesa in linea 4 per mantenere posizioni e fare diagonali fatte bene che finora non sempre riescono come lui vorrebbe. Mozart, ammonito un attimo fa, perde il contrasto con Campedelli che alza il pallone, Morabito a chiudere, poi Casale, ancora Stefano Casale tra i più vivaci nella Regina, va via in mezzo a due, intervento regolare ai suoi danni, fa giocare Nucini che era lì, rischiano i tifosi, lancio lungo di Olivi, prova a partire ancora Di Vicino, in vantaggio Franceschini, non molla Di Vicino che entra in scivolata, non riesce però a giocare il pallone. Ci sarà rimessa dal fondo a favore della Regina con Belardi che accelera i tempi di recupero. 6 minuti alla fine di questo primo tempo. Credo che ci saranno almeno 2 minuti da recuperare per i parecchi infortuni ai quali abbiamo assistito. Vedete Colomba e poi lassù il tabellone con il parziale di 1-0 per i campani. Palla ancora nel settore di Morabito che aspetta la rimessa con le mani. Effetto lui stesso, tutti marcati, alla fine Bogdani, fermato però nuovamente l'attaccante albanese, Di Vicino, Morabito in qualche modo, Di Vicino, poi Morabito, Campedelli a fare pressione, alla fine D'Antoni viene via, contrasto di Bogdani, tutto regolare, va Cozza, pallone per Vicari, ancora Vicari, prova dentro per Cozza, era buona l'idea, ancora Cozza in area, Cozza, si allunga il pallone, non lo tiene più, rimessa dal fondo, qualche fischio per Francesco Cozza, peccato nelle ultime settimane dai suoi tifosi. Comunque Cozza rimane dal punto di vista delle doti tecniche sicuramente tra i migliori in assoluto nella rosa a disposizione di Colomba. Tedesco, poi Tamburini, alza lui, cambia tutto la Salernitana, parte Del Grosso, in mezzo aspetta sempre il lancio Vignaroli, attenzione Di Vicino, Morabito prova ad andare, resiste un attacco Savoldi, ancora lui, rientra in tre, lo braccano, torna anche Di Vicino a coprire, grande movimento degli attaccanti che spesso scalano all'indietro per dare una mano a centrocampo, sul lancio lungo sfiora Franceschini e poi Belardi. Fate attenzione anche ai movimenti di Di Vicino e Gioacchini, i due esterni d'attacco, spesso scalano all'indietro, come in questo caso con Di Vicino che si è fatto 50 metri di corsa per rubare palla nella propria metà campo al giocatore della Regina che stava partendo. Anche questo è un segnale che la squadra di Zeman fisicamente sta bene, dal punto di vista atletico la squadra è in crescita. Vargas, parte il lancio, prevedibile, esce e anticipa tutti Cardinale, poi Iranek, ancora in ritardo Cozza rispetto a Tamburini, sempre Salernitana, di prima Vignaroli, la sponda, tiene palla adesso D'Antoni, c'è Mozart che non riesce a fermarlo, allora Tedesco. Con grande personalità adesso in questo finale di primo tempo la Salernitana, mentre Colomba secondo me sta meditando dei cambi, soprattutto a centrocampo dove da sempre si vincono le partite e dove stasera la Regina non riesce a prendere il predominio delle operazioni anche a causa di una ottima squadra sistemata in campo da Zdenek Zeman. Vicari attaccato e fermato, vedete, dal grande recupero di Campedelli, va Tedesco, ancora Tedesco col sinistro, palo! Tedesco sfiora il punto del 2-0, palo pieno, Salernitana che cerca addirittura di dilagare adesso nel risultato, palla in mezzo, non riesce a correggere Vignaroli, Regina in grave crisi, fischia il pubblico, Regina in grave crisi, Salernitana che ha sfiorato il punto del 2-0 con Tedesco, nessuno esce a chiudere, prende la mira e poi scarica il sinistro, pallone alla base del palo,
Regina salva, ma Salernitana che chiude alla grande questo primo tempo. A centrocampo notevoli problemi per Colomba, squadra che non ha personalità soprattutto in questo finale. Dopo la mezz'ora la squadra è calata molto. Vargas mette una pezza, attaccato da Campedelli, chiude ancora il cileno. Poi Iranek, si sente l'assenza di un mastino, uno che recupera un sacco di palloni come Mamede, del resto il portoghese è calato dal punto di vista della forma. Stasera Colomba all'inizio lo ha lasciato fuori. Non mi pare che Mozart e Vicari come interni di centrocampo riescano a mettere in difficoltà la Salernitana. Vediamo ora Savoldi, area di rigore, il movimento di Savoldi, ancora il cross teso in mezzo, fa attenzione però Olivi che riesce a chiudere. Rimessa in zona di attacco per la Regina. Eventuali cambi per Colomba a centrocampo potrebbero essere o l'onduregno Leon, che però è più trequartista, oppure l'argentino Veron, che se l'è cavata discretamente. Ripeto, c'è anche Mamede in panchina. Vedremo Colomba, intanto attacca la Regina, cerca Bogdani di saltare un avversario, non ce la fa, lo anticipa Tamburini. Pallone consegnato al capitano tedesco, affrontato, poi messo giù. Calcio di punizione, dunque il palo di Tedesco al 42esimo, subito dopo il gol segnato al 37esimo. Sono il segnale che insomma la Salernitana dalla mezz'ora in poi ha preso in mano la situazione. Regina che è andata in gravi difficoltà. Mozart, Morabito, prova a costruire il gioco il difensore Morabito, subito pressing della Salernitana, stavolta però c'è un fallo su Cozza. Calcio di punizione, partita difficile per i calabresi. Salernitana sempre pronta ai raddoppi nelle chiusure, Salernitana pronta ad andare con due uomini sulle corsie esterne. Attacca ancora Vicari, costruisce lui, palla in mezzo, sale di testa e libera la difesa, poi mette giù e riparte D'Antoni. Se ne va del grosso Ignaroli, c'è Morabito in chiusura, la palla è fuori, rimessa ancora per Campedelli e poi arriva del grosso. 40 secondi alla fine di questo primo tempo, vediamo il recupero con le mani del grosso. Cambio di rimessa laterale, cambio di rimessa, non aveva i piedi ben saldi sulla linea, allora rimessa per la Regina. Morabito, 44 e 40, Salernitana 1, Regina 0, ma Salernitana vicinissima al 2-0 con il palo di Tedesco. Va Savoldi, palla bassa, prova Bogdani, ha un po' di spazio, non tira, scarica all'esterno Iranek, lascia lì Vicari, serie di passaggi, alla fine ha liberato la difesa con Tamburini. Pubblico che disapprova, forse poteva calciare in porta Bogdani, non se l'è sentita l'albanese. Rimessa per Vicari, poi lascia l'incarico a Iranek, sempre più nervoso Franco Colomba con le mani. Iranek, c'è Cozza in zona, c'è anche Bogdani, palla per l'albanese, fermato da Tamburini. Ancora Iranek, inseguito da Gioacchini, vedete ancora un attaccante che scala all'indietro, adesso fa addirittura il terzino Gioacchini, in chiusura su Iranek, serie di contrasti, alla meglio Iranek, va lui, Iranek al cross, palla bassa, liberato la difesa. Morabito, ancora Regina, prova a saltare in velocità l'avversario, poi Savoldi, quasi un tiro, palla fuori, pallone sul fondo per Savoldi. 45-40 nel primo tempo, ci ha creduto Savoldi, pallone vicinissimo all'incrocio dei pali, forse cercava proprio questo tocco sotto. Savoldi ha cercato di scavalcare Soviero, immagini in diretta per Savoldi, 5 gol finora per lui, così come per Bogdani. Prende qualche secondo Soviero prima di andare al rilancio che effettua adesso Tedesco. Pallone lungo, Vargas, attaccato da Vignaroli, ancora Vargas, poi Franceschini. Comunque la Salernitana aveva dato segnali anche nelle ultime domeniche, dopo la vittoria di Terni, dopo il pareggio con il Vicenza, la vittoria con il Cagliari, insomma si capiva che era una squadra in crescita, questa Salernitana lo ha confermato finora. Ancora la difesa che ha liberato con Olivi, pallone per Tedesco, tra i migliori in assoluto per me Tedesco fino a questo momento. Intanto stavolta la difesa riesce a chiudere, la difesa della Regina su Gioacchini, va Mozart, costruisce il brasiliano adesso, Cozza, serie di finte, ancora Cozza, bello il lancio da quella parte, non arriva Vicari, pallone che passa davanti a Vicari e si perde oltre la linea di fondo. Era bella l'invenzione qui di Francesco Cozza, rivediamo il lancio ad ampio respiro di Cozza, non arriva col passo giusto Vicari, il pallone gli passa proprio sotto gli occhi e finisce sul fondo. Si ricomincia a giocare, ancora a centrocampo Mozart,
non sta giocando male, comunque Mozart sta giocando molti palloni, non riesce però a dare quelle invenzioni, quel tocco di imprevedibilità alle trame Amaranto. Non ci sono grandi lanci a sorpresa in avanti, spesso questi cross tutto sommato prevedibili sui quali la difesa per ora della Salernitana riesce a disimpegnarsi bene. Ancora Savoldi per così esterne, Iranek, il traversone in area, prova Cozza, palla fuori, pallone sul fondo, Muccini si avvicina all'autore del colpo di testa, si lamenta Cozza per una spinta ricevuta, l'arbitro però lo invita ad allontanarsi. Ancora serie di occhiate tra l'arbitro e Francesco Cozza, rivediamo il pallone che spiova in aria, con lo stacco di Cozza era pressato da Del Grosso, però l'arbitro ha fatto cenno insomma che non si tratta di nulla di particolarmente serio, un contatto semplice tra i due. Di vicino potrebbero essere addirittura 4 i minuti di recupero, siamo al terzo minuto e l'arbitro, no, proprio adesso l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Allora 3 minuti di recupero per Nuccini, primo tempo a Reggio Calabria, risultato importante, la Salernitana vince 1-0 contro la Regina, Salernitana che non ruba nulla, una Regina che ha iniziato bene, ha avuto una clamorosa opportunità dopo 9 minuti con Cozza e Bogdani soli davanti all'ultimo difensore avversario, che per Cozza era il portiere Soviero, per Bogdani era Olivi, niente da fare, la difesa se l'è cavata con un mezzo miracolo e poi piano piano la Salernitana è entrata nel match, ha costruito azioni importanti con Vignaroli al 17esimo, ha avuto la possibilità di una deviazione in area di rigore, Vignaroli lì non ha trovato l'impatto col pallone e poi dopo la mezz'ora Salernitana che ha preso il sopravvento ha trovato il gol al 37esimo con Di Vicino e poi palo di Tedesco al 42esimo. Colomba deve sistemare soprattutto la sua squadra a centrocampo, lì ci sono i problemi maggiori, vedremo dopo l'intervallo quali saranno eventualmente i cambi. Adesso ci fermiamo, diamo la linea a Milano, qualche minuto di pausa e poi tornerete ancora in diretta con lo Stadio Granillo di Reggio, a tra poco. Bene, grazie a Marco Nosotti che dagli spogliatoi dunque ci ha regalato questi commenti su un primo tempo importante, mentre qui sta entrando Leon, non c'è più Cozza, dunque non c'è più Francesco Cozza, al suo posto Leon, si tratterà di vedere in quale posizione del campo andrà a sistemarsi l'honduregno. Da questi primi istanti lo vedo largo a destra, proprio come ha giocato Cozza nella prima parte di gara. Comunque Salernitana che conferma i progressi degli ultimi tempi e Regina che a centrocampo ha accusato qualche lacuna, l'assenza di Mamede che è un po' calato dal punto di vista della condizione, tanto che lo ha lasciato in panchina all'inizio Colomba, l'assenza di Mamede si fa sentire, ma soprattutto si fa sentire l'assenza di un giocatore capace di giocate fantasiose, imprevedibili. Salernitana che sta molto bene fisicamente per ora è avanti 1-0. Vediamo subito questa giocata da sinistra di Gioacchini, pallone spostato per Del Grosso, ancora Salernitana con Campedelli che insiste da destra, prova il movimento, sovrapposizioni continue, Campedelli e Del Grosso, alla fine il traversone facile per Emanuele Belardi, l'urlo del portiere per cercare di scuotere un po' i suoi. Finora la Regina in casa quest'anno non ha mai perso, 4 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta. Alla caccia del pallone Bogdani, anticipato dal rilancio di Cardinale, poi sfiora Vicari, Mozart all'indietro, lancio di Morabito, ancora Cardinale in anticipo su Bogdani, allarga D'Antoni, prova a salire Del Grosso. Bello il fraseggio della Salernitana che continua a tenere basso il pallone, vedete D'Antoni, uomo d'ordine della mediana, distribuisce stavolta il pallone a sinistra per Yuri Tamburini, poi sbaglia, lo contiene l'honduregno Leon, primo pallone per lui, ancora Leon, mezzo a due, tocco in profondità, va giù Bogdani, tutto regolare, l'intervento ancora di Roberto Cardinale, poi D'Antoni, Olivi, con calma, under 21, nazionale under 21, Samuele Olivi, si guarda un po' intorno, lo attacca Mozart, si libera del pallone Olivi, di fretta, alla fine il suo lancio va in una zona morta, rimessa con le mani per Morabito. Regina che quest'anno ha perso solo 2 volte finora in tutto il campionato, 1-0 ad Ancona alla prima giornata e poi 3-1 a Modena neanche un mese fa. Alla costruzione D'Antoni, ancora per Di Vicino, parte il lancio, vediamo se ci arriva Campedelli, non ci arriva più, la palla è sul fondo, rimessa per Belardi che si fa consegnare il pallone da uno dei raccattapalle, si rialza Campedelli che è andato a sbattere su uno dei cartelloni della pubblicità. In questo momento la Salernitana sarebbe in classifica addirittura a quota 24, Regina ferma a 26. Attualmente la Salernitana sarebbe quinta, davvero una Salernitana che in queste condizioni può cominciare a fare un pensierino al ritorno in Serie A, però è ancora prestissimo.
cambia tutto Vignaroli, di testa Morabito, Campedelli, arriva prima lui rispetto a Casale, ancora Campedelli, traversone in mezzo, a tagliare tutta l'area di rigore, troppo sul portiere, facile per Emanuele Belardi, lancio lungo. In avanti ci sono Bogdani e Savoldi, fermato però Erion Bogdani ancora da Cardinale. Vicari attaccato, gli dà una mano Iranek, poi Mozart, parte brasiliano, costruisce lui, pallone sulla destra, posizione buona per Savoldi, ancora Savoldi, rientra sul sinistro, parte il cross, un rimpallo, palla al limite, la sponda di Bogdani, in mezzo in qualche modo Cardinale, evita il peggio, poi Tedesco mette giù il capitano per linee centrali, se ne va, lo insegue Leone, non riesce a tenerlo l'Honduregno, qualche strattone tra i due, poi arriva il giallo per Leone, dopo tre minuti cartellino giallo per Giulio Cesar Leone, giallo per l'Honduregno da parte di Nucini, sorride anche l'arbitro dinanzi alle proteste di Leone che con un'azione insistita ha cercato di contenere lo spunto di Tedesco. Non era tra i diffidati Leon. Rivediamo l'azione con Tedesco che se ne va e Leon che alla fine lo mette giù. Punizione dunque, sono tre finora gli ammoniti, Mozart, Leon e Tedesco. Per la punizione Cardinale. Cambia tutto sulla corsia destra. Di prima del grosso da Campedelli ad Antoni. Sul lancio l'anticipo di Morabito, ancora Salernitana però. Di vicino, cerca Gioacchini, colto in controtempo, allora Iranek, resiste Gioacchini, porta fuori il pallone, Martin Iranek, poi Vicari, subito pressato da almeno due avversari, stavolta c'è un fallo, Colomba molto arrabbiato con Iranek che anziché lanciare lungo ha dato palla in mezzo, eccolo qua Franco Colomba, continua a prendersela con Iranek che ha messo un po' in difficoltà, Vicari, lì è difficile dare palla in mezzo quando il compagno è attaccato da due avversari. Di testa Bogdani, poi intervento scorretto e calcio di punizione, ha provato ad andare Casale, stavolta c'è il fallo e i suoi danni, calcio di punizione. Arriva Nucini mentre resta giù Del Grosso, l'autore dell'intervento su Casale che stiamo rivedendo proprio in queste immagini. Calcio di punizione con gli Amaranto tutti intorno al pallone, rivediamo ancora Del Grosso, Casale, poi il pallone che schizza via e poi l'intervento dell'arbitro. Ci sono Leon, Mozart, Vicari e Morabito. Leon pare sia un grande specialista delle punizioni, potrebbe andare l'Honduregno, c'è anche Vicari, resta in zona Mozart, non se ne va Morabito, intanto Nucini si preoccupa della barriera così come Soviero. Vediamo Leon, è lui che mette giù il pallone, forse va l'Honduregno con l'interno destro a giro, si allontana Vicari, se ne vanno un po' tutti adesso, resta soltanto Morabito, potrebbe calciare di sinistro Morabito, però secondo me la soluzione più probabile è il destro di Leon, vediamo, tutto pronto, barriera a distanza, fischiato l'arbitro, va Leon, calcia lui col destro, Leon, rete, che gol, Leon, 5.30 sul cronometro, l'Honduregno, Leon, fa impazzire Granillo, 1-1. Grande partita adesso, tutta da seguire, punizione magnifica e poi il balletto di Leon, primo gol in Italia per lui e poi un saluto lassù in cielo, c'è anche la maglietta, eccola qua, Gesù è la mia fonte di vita, Leon, 5 minuti, 30 secondi, punizione da manuale, la gioia di tutta la curva sud, ha cercato volutamente il pallone Leon, lo voleva calciare lui questo tiro di punizione, l'applauso anche di Colomba per Leon e allora 1-1, non ci poteva fare assolutamente nulla Soviero, queste sono punizioni imparabili, attacca la Salernitana di testa Morabito, arriva Campedelli, controlla lui, prova il sinistro, pallone per Belardi, adesso la partita può diventare bellissima, diventa complicata la partita per la Salernitana perché adesso la regina prende morale, guardate che gol Leon, gran botta, cerca l'incrocio, pallone assolutamente imparabile quello dell'Honduregno, primo gol in Serie A, è stato acquistato a stagione avviata Giulio Cesar Leon dalla regina con l'aiuto anche di Luciano Moggi, la Juventus lo ha seguito a lungo questo giocatore della nazionale honduregna, poi la regina è riuscita a portarlo in Italia, lo ha schierato, ma ripeto la Juve continua a seguirlo con grande attenzione,
potrebbe essere un elemento che magari non a breve ma a lungo termine potrebbe fare comodo alla Juve. Attenzione però, si alza Mamede dalla panchina, erroraccio della regina che regala palla a Gioacchini, va Gioacchini all'uno contro uno, Vargas in scivolata, un gigante il cileno in difesa stasera, avanza lui, parte Vargas, il lancio dentro, deve uscire Soviero, difesa spalancata su Savoldi, grandissimo Soviero, adesso partita tutta da seguire, difesa della Salernitana che ha cercato il fuorigioco altissimo, è stato bravo Soviero a non distrarsi, va di vicino, tutto sinistro, di vicino, palla fuori, ha calciato di collo di vicino, cercava l'interno sinistro a giro, andiamo a Nanosotti, Marco. Si appresta a entrare dunque Mamede, lascerà il posto Vicari. Fuori Vicari, del resto non si è visto moltissimo come interno di centrocampo, ma non è il suo ruolo, Vicari può fare o l'esterno in difesa o l'esterno a centrocampo, stasera ha preso il posto di Mamede, adesso però si torna all'antico, dentro Mamede in quello che è il suo ruolo e fuori Vicari, secondo cambio nella regina. Adesso quella di Colomba è una squadra più classica, più... consueta insomma con il portoghese che torna nel suo regno nel pacchetto mediano. Vediamo Leon, Mozart, adesso i due interni in mediana sono Mamede e Mozart. Ecco Mamede, suo lancio, il controllo di Bogdani, prova Mozart, il palleggio del brasiliano, ancora lui, allarga per Leon, pallone un po' corto, esce la difesa con Cardinale, non passa Gioacchini, c'è Iranek su di lui, un rimpallo proprio davanti al guardaline che segnala che la rimessa aspetta alla Salernitana, aspetta il pallone Yuri Tamburini, 1-1 e regina adesso trascinata dall'entusiasmo del suo stadio, però questa Salernitana è squadra più viva che mai. Lucini vede un fallo, calcio di punizione, fallo su Vignaroli, rimane con il suo atteggiamento Colomba, molto vivace davanti alla panchina, diciamo così, parte il lancio per Vignaroli, Gioacchini fermato tedesco dalla chiusura di Iranek, Mozart, tiene palla il brasiliano, ancora lui, Bogdani di sponda, va Leon, si propone il trequartista Leon, Leon parte da destra, fa l'esterno di centrocampo così come giocava Cozza, ma molto spesso taglia in mezzo e quasi va a sistemarsi nel ruolo di trequartista, eccolo lì che recupera palla, lancio di Mozart, molto bello il lancio di Mozart, se ne va Savoldi, un'occhiata in mezzo per cercare la testa di Bogdani, sul palo lungo c'è anche un compagno, vediamo Bogdani che non tiene il pallone, alla fine spazza via la retroguardia con Olivi, non ha tenuto lì il pallone Bogdani che torna ancora, recupera lui. Però Nucini vede un fallo, calcio di punizione per la Salernitana. Grande partenza in questa ripresa degli Amaranto, rivediamo il traversone con Bogdani in area che prova il controllo, lì poteva anche calciare di prima, poi Del Grosso e Olivi riescono a rimediare e poi vedete il pallone spazzato via da Cardinale. I tre difensori molto vicini stringevano nella morsa Bogdani, Tamburini, Iranek, poi Leon non controlla, ancora Salernitana, all'indietro Gioacchini per Tamburini, tutto sulla destra, va Del Grosso, si propone di vicino, ancora Del Grosso, palla bassa sempre per i campani con D'Antoni, fa girare lui, bello il lancio di sinistro, tedesco, scala Leon, non riesce a tenere l'avversario, viene colpito tedesco da Leon, Leon è già ammonito, vediamo l'arbitro, Leon e Nucini si spiegano. Una pacca dell'arbitro sulla spalla di Leon che ha fatto tutto in pochi minuti, è entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Cozza, si è fatto ammonire dopo 3 minuti, ha segnato un gran gol dopo 5 e adesso dopo 10 minuti commette questo fallo e insomma ha rischiato un po' qui. Leon già ammonito, fallo su tedesco, punizione per la Salernitana, due uomini in barriera, indicazioni di Belardi a Mozart e Leon che sono, li vedete, gli uomini che compongono il muro. Fischia l'arbitro, parte Vignaroli col destro, pallone tagliato, palo lungo, Belardi tiene il pallone, fa uscire i suoi dall'area di rigore Emanuele Belardi, in piedi Zeman, due cambi finora nella regina, sono entrati Leon per Cozza e Mamede per Vicari, importante l'ingresso di Leon, autore del punto dell'1-1. Salernitana che prova a chiudere in difesa su questi lanci della regina, esce Del Grosso, recupera ancora Casale, poi Morabito di tacco, sempre Del Grosso, pallone in fallo laterale, sembra molto nervoso stasera Colomba, consapevole dell'importanza di questo match e soprattutto dello spessore dell'avversario che si sta trovando di fronte alla sua squadra. Va Morabito con le mani, palla in area,
deviazione di Campedelli, alla fine solito tedesco, perfezione del disimpegno, va di vicino, controllo di petto, esce Franceschini su di lui, la palla è per la Salernitana, toccato per ultimo Franceschini, su tutti nella Salernitana secondo me, a centrocampo tedesco, in avanti Giorgio di vicino, bene dietro, Cardinale e Olivi come centrali, c'erano molte perplessità alla vigilia sulla presenza di Cardinale Olivi e soprattutto direi sulle assenze, molti timori per le assenze di Zorò e di Fusco, però stanno cavandosela molto molto bene. Roberto Cardinale e Samuele Olivi, uno dell'80 e uno dell'81. Intanto il pallone sul fondo per la rimessa di Belardi. Chiaro che i giocatori di Zevana non hanno grande esperienza, però mi pare che la tecnica non manchi a nessuno. Salernitana che può dire la sua in questo campionato, lo sta dimostrando quando la Salernitana sta bene fisicamente, quando Zema può disporre di uomini in palla dal punto di vista atletico. Questa è una squadra che può creare davvero rogna a chiunque, lo sta dimostrando stasera. Di vicino, ancora lui. Bello il controllo di palla, poi l'apertura di D'Antoni, partono subito gli esterni, continue sovrapposizioni, guardate, prende palla un giocatore e subito un altro gli gira intorno per proporsi e dettare il passaggio. Lancio lungo per Gioacchini, palla che prende velocità, non ci arriva più sul pallone. Stefano Gioacchini, la rimessa dal fondo per Belardi, riflette sul da farsi Colomba, mentre se ne va il primo quarto d'ora, siamo quasi al quindicesimo. Manca un po' più di mezz'ora alla fine del match, 1-1. Il primo tempo di vicino, nel secondo tempo pareggio di Leon, ma tutto può ancora accadere, sono due squadre che stanno ancora cercando di vincerla questa partita. Palla in mezzo, vediamo Campedelli, attaccato da Mamede, resiste, lancio di D'Antoni, Vignaroli di sponda, sempre di prima, tutto di prima, alla fine il rilancio di Franceschini, ancora i campani, in mezzo Tamburini, D'Antoni. Campedelli si propone, viene servito lui, carica il destro, poi ci ripensa, scarica sull'esterno, traversone per Gioacchini, fermato da Vargas, poi Mamede, attaccato da Tedesco, c'è fallo su Mamede, a terra il portoghese, calcio di punizione comandato da Nucini, uomo ovunque, Giacomo Tedesco, il tentativo di andare a recuperare questo pallone, commette fallo su Mamede, calcio di punizione, si rialza dolorante il portoghese, ma può riprendere la sua posizione in campo. Per la battuta della punizione va Jorge Vargas. Leon prova il controllo con l'esterno, colpo classico sudamericano, il controllo al volo con l'esterno piede, eccolo qua, ancora Leon, tutto destro, sempre di esterno da Mamede, attaccato da Vignaroli, evita l'avversario, poi Franceschini, Vargas, la colonna della difesa, Jorge Vargas, bello ancora l'anticipo ai danni di Savoldi, l'anticipo della difesa della Salernitana. Ci sono due palloni in campo, uno viene spostato subito fuori, lancio in area di rigore, non sale di testa Bogdani. Allora con le mani va Soviero, pallone lunghissimo di Salvatore Soviero. Per lo scatto di vicino vanno Franceschini e Morabito a chiudere. Ancora di vicino a terra tutti, sia Franceschini che di vicino il guardaline segnala il fallo del giocatore della Salernitana. Si parlano il guardaline numero 2 che è Sebastianelli di Ciampino. E di vicino, punizione già battuta, Vargas, mezz'ora alla fine, Vargas avanza palla al piede, suo lancio impreciso, di testa corregge Gioacchini, in mezzo non c'è nessuno, Mozart, attenzione perché a centrocampo da qualche minuto Mozart, Mamede stanno cominciando a prendere un leggero sopravvento, vedete ancora Mozart, Iranek, era molto più arrembante la Salernitana nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, che è stato sicuramente il periodo migliore dei campani. Si alza intanto la bandierina del guardaline, fuori gioco di Savoldi, fuori gioco di Savoldi che poi va a sbattere su Olivi, c'è un su Tamburini, c'è un fallo, comunque si era alzata la bandierina del guardaline, calcio di punizione, si rialza comunque il giocatore Tamburini, si scusa subito con lui Savoldi. Tocco di Cardinale, Olivi alla sua destra per Del Grosso, fa movimento Vignaroli, osserva Del Grosso, pallone per Campedelli, sempre Vignaroli in zona, fermato però Campedelli da Morabito, la rimessa per la Salernitana, si guarda un po' intorno Morabito, rimessa con le mani per Del Grosso, compagni liberi non ce n'è, si propone ancora Campedelli, alla fine viene servito lui, pallone di ritorno per Del Grosso, prepara il cross, pallone che non passa per la chiusura di Morabito, scivola Savoldi, poi recupera il tempo, a terra Savoldi,
Fallo di D'Antoni su di lui, arriva il giallo, ammonito, sì, ammonito anche il giocatore della Salernitana, e siamo a 4 ammonizioni finora, 2 per parte, Tedesco e D'Antoni nella Salernitana, Mozart e Leon nella Reggina. Di questi soltanto, ah no, anche D'Antoni era diffidato, dunque anche lui salterà la prossima, così come Mozart. D'Antoni non ci sarà in occasione della gara contro il Palermo. Assenza abbastanza importante perché finora a centrocampo ha distribuito bene i palloni D'Antoni, tanto di testa Bogdani, va Savoldi e poi calcio d'angolo, chiusura ai danni di Savoldi, Salernitana che si rifugia in corner, 17:30 sul cronometro. Va dalla bandierina Leon, in area di rigore avanzano anche i difensori, soprattutto Franceschini, molto forti di testa. Dalla bandierina l'onduregno Leon in area, Mamede al limite dell'area di rigore, c'è Franceschini tutto solo, vediamo se quelli della Salernitana se ne accorgono, liberissimo Franceschini all'altezza del palo lungo, lo vedete col numero 14 in basso, arriva Leon, pallone tagliato, troppo sul portiere, facile stavolta per Sobiero, fa partire subito il contropiede, Tedesco, per linee centrali, torna proprio Franceschini a chiudere, non c'è fallo per l'arbitro, Mamede sta scattando in mezzo Savoldi, palla per lui, fermato però. Poi D'Antoni, Tedesco, ancora per D'Antoni, contrasto con Leon, vinto da D'Antoni, poi sbaglia la misura del lancio, Morabito, altro errore però, di parte la Salernitana, un po' scoperta la difesa della Reggina, pallone per Di Vicino, intervento di Franceschini che commette fallo, punizione. Ha commesso fallo Franceschini perché Morabito era rimasto in avanti dopo aver perso un contrasto, la difesa della Reggina poteva andare in inferiorità. E Franceschini ha commesso dunque un fallo tattico, punizione. Ha rischiato anche un po' qui Franceschini, ci poteva anche stare un cartellino, l'arbitro lo richiama soltanto verbalmente. Punizione battuta a sorpresa, palla in aria, colpo di testa e il gol! Gioacchini, Salernitana in vantaggio. Attenzione però, l'arbitro è rimasto fermo sul punto nel quale si doveva riprendere il gioco. Vediamo l'arbitro circondato da tutti. Vediamo cosa decide. Intanto esultano quelli della Salernitana, gol di Gioacchini. È gol e dunque 2-1 per la Salernitana, gol di Gioacchini, rimasta a guardare la difesa della Reggina, avanti ancora la Salernitana, tutti a circondare l'arbitro, si aspettavano credo un fischio di Nucini che però non è arrivato, e dunque quelli della Salernitana, che non mi pare avessero chiesto il rispetto della barriera, il rispetto della distanza, hanno battuto a sorpresa con il solito Tedesco, uno che davvero dell'esperienza fa il suo pezzo forte, qui ha capito che la situazione era buona per sorprendere tutti quanti, ha battuto, nessuno della Reggina è andato sul pallone e alla fine colpo di testa di Gioacchini ha riportato avanti la Salernitana. Rivediamo di testa Gioacchini con Franceschini in ritardo e Belardi che non è riuscito a tenere il pallone, era molto difficile, era difficile da prendere questo pallone, non ha colpe qui Belardi, intanto l'arbitro va adesso da Soviero e lo ammonisce, ammonito Soviero. E adesso la partita diventa molto molto tirata, anche dal punto di vista psicologico, ora bisogna stare attenti. Ammonito Soviero, calcio di punizione, vediamo. 20 minuti, 15 secondi. Adesso Nucini richiama tutti quelli della Reggina a stare tranquilli, a non protestare, perché in campo ci sono sempre le proteste relative all'episodio del gol di Gioacchini. Mentre ci sarà calcio di punizione per la Salernitana. Ammonito Soviero per proteste, credo. Punizione che batte lo stesso portiere, 2-1 per la Salernitana, sempre più sorprendente la squadra di Zeman. Mamede, ancora lui, fermato da Tedesco, poi c'è un fallo di Mamede ai danni di Tedesco, devastante oggi a centrocampo Giacomo Tedesco, da una sua invenzione, da una sua punizione a sorpresa, è arrivato il punto del 2-1 al 18esimo realizzato da Gioacchini. Lì però ci sono gravi colpe perché nessuno della Reggina ha pensato di andare a mettersi sul pallone in occasione della punizione, di una punizione normalmente lo si fa, tutti invece che erano intenti a guardarsi l'un l'altro, ne ha approfittato Tedesco, ancora Tedesco che mette in mezzo, sale libera di testa Franceschini, poi la conclusione di D'Antoni, un pallone che si perde da quest'altro lato, era in gioco la sfera Leon. Siamo quasi a metà della ripresa, lancio di Leon, vediamo Bogdani, cerca di andare in velocità, viene contenuto da Cardinale e poi Soviero, lancio lungo del portiere di testa Franceschini, ancora Leon e Tedesco, palla cresta lì, viene via bene la Salernitana, rilancio su D'Antoni, era di Iranek, si impegna Casale che tiene in gioco il pallone, lo consegna però a Del Grosso,
sul suo rilancio c'è di vicino in mezzo per D'Antoni. Di prima, quando poi giocano, quando possono giocano sempre il pallone di prima gli uomini di Zeman, però D'Antoni, poi Tedesco, calcio a lungo, molto bella l'intenzione, pallone un po' troppo forte, però l'anticipo di Belardi, era buona l'idea ancora di Tedesco, autentico leader stasera di questa formazione. Savoldi prolunga, esce di testa Olivi e ferma Bogdani che commette anche fallo, calcio di punizione, molto molto bene Samuele Olivi, Roberto Cardinale. Rivediamo, forse un replay, vediamo, dovrebbe arrivare un replay, guardate qui, nessuno va sul pallone, tra l'altro si allontana Nucini che non fa nessun cenno a quelli della regina, alla fine in barriera si accorgono che in aria si sta liberando Gioacchini, qui un peccato davvero grave, una colpa grave perché nessuno ha pensato di andare a piazzarsi sul pallone, tutti si sistemavano in barriera, non mi pare però di aver visto nessun cenno del giocatore tedesco, non mi pare che abbia chiesto il rispetto della distanza, la barriera si è messa a distanza praticamente da sé. L'arbitro infatti ha convalidato il gol e ha spiegato l'accaduto ai giocatori della regina che protestavano. Di vicino, mette giù lui, ancora di vicino, prova il lancio, pallone che non filtra, un ripallo favorisce ancora di vicino, poi Gioacchini prova il taglio dentro, lo aspetta e lo ferma Leon. Valon Duregno, ancora Leon, intervento su di lui, c'è fallo di Gioacchini su Giulio Leon. Calcio di punizione. Prova il lancio Vargas. Una spinta ancora di Bogdani e ancora gioco fermo e punizione contro l'attaccante della regina. Naturalmente vediamo, vediamo ancora un replay, vediamo l'arbitro, vediamo se si porta il fischietto alle labbra, qui ancora no. Vediamo l'arbitro, adesso sì, adesso c'è il gesto, vedete l'avambraccio di Nucini che si porta il fischietto alle labbra e praticamente fischia un attimo dopo che il pallone è partito dal piede di Tedesco, c'è l'avambraccio di Nucini che porta il fischietto alle labbra, proprio si vede il gesto, ma il pallone è già in volo in quel momento, quindi Tedesco ha rubato il tempo a tutti quanti, ha rubato il tempo anche all'arbitro e evidentemente allora lì aveva chiesto il rispetto della distanza Tedesco e un attimo dopo che il pallone è partito è arrivato il fischio di Nucini. Comunque l'arbitro ha visto tutto, ha convalidato e dunque siamo 2-1. Morabito fa passare il pallone Casale, poi Mozart, Casale lancio dentro, chiusura di Campedelli, ancora Mamede, contrasto, fallo su Mamede, calcio di punizione a terra di vicino, si rialza intanto Casale, colorante di vicino, gioco fermo, andiamo da Nosotti, vediamo un po' che aria si respira lì a bordo campo. Marco? È pronto Reggi per entrare, dovrebbe fargli posto probabilmente Bogdani, andiamo a vedere chi dovrebbe uscire. E infatti è Bogdani che dovrebbe lasciare il posto per Reggi. Ultime indicazioni anche da parte di Colombo, ovviamente serve una squadra che faccia il perno, il punto di riferimento, tenga qualche palla e costringa, o meglio, favorisca il movimento di pendolo di Savoldi. Marco, sull'episodio del gol della Salernitana ci sono state proteste di Colomba, hai potuto capire qualcosa da lì? Ma dalla panchina non si era visto bene, anche loro non hanno capito bene che cosa fosse successo. In effetti la posizione della barriera era abbastanza tranquilla. Non mi sembra che sia intercorso fra il fallo e il colpo di Tedesco. Non mi sembra sia intercorso quel lasso di tempo tale per cui sia necessaria la ripresa del gioco con un fischio dell'arbitro, è stato abbastanza naturale, conseguenziale, furbo Tedesco, comunque non se l'aspettavano e colpevoli. Calcio di punizione di Mozart, palla in area di rigore, serie di rimpalli, ancora Regina che ci prova, commettono fallo, poi gli attaccanti, punizione. Comunque Marco, mi pare che l'anno scorso accade un episodio analogo, forse te lo ricordi, nel derby di Milano, Inter-Milan, con un gol di Biagio segnato su punizione, anche lì, non so se ti ricordi, ma quelli del Milan si portarono a distanza, ecco, te lo ricordi il discorso, bene. Ecco, proprio in quell'occasione si parlò appunto di quel lasso di tempo tale per cui, se interviene l'arbitro a spostare la barriera o meno, questo necessita di un fischio per riprendere il gioco, se no è palla morta. In questo caso, così mi sembra, non ho il conforto delle immagini del replay, mi sembra che non ci sia stato.
poi Lucini ha scelto così con molta serenità, sì, e tranquillità. Sì. Sì, comunque dalla regia ci avevano mandato prima l'ultimo replay, era quello dall'alto dove si vedeva l'arbitro che portava la mano, insomma, alle labbra, c'era il fischietto, e quindi credo che il fischio sia arrivato un attimo dopo comunque la battuta della punizione di Tedesco. Lì è proprio questione di devo dire che da qui non si è sentito il fischio, ma sai, c'è molta confusione. Okay. Nel replay non sentiamo l'audio, anche questo non, certo, possiamo dirlo, vediamo, certo, un movimento, ma, certo, non sentiamo, certo, il fischio, certo, è questo che farebbe la differenza. Sicuramente. Mancano alla fine meno di 20 minuti, Salernitana 2, Regina 1. Calcio di punizione, vediamo Vargas. Lancio in avanti, palla al limite, sponde in mezzo, Savoldi, attaccato Savoldi, si alza la bandierina, si è alzata la bandierina, tutto fermo, gol di Savoldi che non vale nulla perché l'azione è stata interrotta prima del tocco di Savoldi, si è alzata la bandierina del guardaline e dunque gioco interrotto da Nucini, abbastanza perplesso Gianluca Savoldi, la palla è finita in porta ma Nucini aspetta che il pallone venga sistemato sul punto nel quale deve essere ripreso il gioco, cioè dove si trovava Savoldi. Vediamo al momento del tocco di testa, secondo il guardaline Savoldi al di là di tutti, questa è l'inquadratura, ecco qui la sponda e poi Savoldi là davanti che aspetta il pallone per il guardaline, fuori gioco, dunque tutto fermo, ancora Regina che attacca da sinistra, palla in profondità, rimessa dal fondo, non ci arriva più Casale, non ci arriva Casale, rimessa dal fondo per la formazione di Zeman. Siamo quasi alla mezz'ora, si guarda un po' intorno Soviero, anche lui tra gli ammoniti in questa partita, adesso però Zeman capisce che sono i minuti decisivi di questo match, minuti decisivi forse per tutto il campionato della Salernitana, potrebbe essere la giornata della svolta per i campani. Zeman adesso si agita anche lui come colomba dinanzi alla sua panchina, tiene in gioco il pallone la Regina con Vargas che poi va al disimpegno, palla in fallo laterale. C'è molto movimento davanti alla panchina della Salernitana perché sta per entrare Leandro Lazzano, un altro attaccante. Andiamo da Nosotti, Marco. Sì, gli lascerà a posto Vignaroli, aveva problemi al ginocchio per lui, può cambiare anche tatticamente la partita perché si può sfruttare anche una ripartenza non veloce con palla a terra, con palla lunga. Il cross in area di rigore, Gioacchini, non ci arriva al momento della deviazione, un altro brivido per la difesa della Regina con Belardi che si è visto passare dinanzi a tutta velocità Gioacchini, non ha trovato l'impatto con il pallone, rivediamo Di Vicino che mette dentro e poi Gioacchini che sale altissimo nel tentativo di anticipare tutti quanti, non riesce però nella deviazione sotto misura. Oggi molto pericolosi i cross dalle corsie esterne per la Salernitana. Dunque fuori Vignaroli che ha giocato stringendo i denti, non era al massimo, ha provato proprio prima della gara, ha giocato fino alla mezz'ora di questa ripresa. Adesso l'argentino Lazzaro in campo per questi 15 minuti che ci separano dal 90esimo. Regina 1, Salernitana 2. Sarebbe la prima sconfitta interna di questa stagione per i calabresi. Comunque ci provano ancora, poco fa un gol annullato a Savoldi, ma l'azione comunque era stata interrotta prima del tiro di Savoldi. Palla ai danni di Leon, vuole subito il pallone l'honduregno che ha segnato già una splendida rete su punizione, adesso vorrei riprovare, stavolta però da lì è difficile, tirerà in porta, cercherà credo un cross in mezzo, in area di rigore avanzano tutti quanti, gran ressa in area, sistema un paio di uomini in barriera Soviero, si allontana Nucini, in area di rigore Mamede, Casale, anche Iranek, pronto Leon, pallone calciato direttamente verso la porta, è una via di mezzo tra un tiro e un cross, quello di Leon, stavolta sbaglia, impreca Savoldi, si è scusato Leon con i compagni, l'intenzione era un'altra, avete visto il movimento del braccio di Leon, pronto anche Bellotto per la formazione di Zeman, dunque dentro Bellotto, a posto di Di Vicino, entra un centrocampista per un attaccante tra i grandi protagonisti di questo match, Di Vicino che saluta, Nucini se ne va, e allora dentro l'ex della Pistoiese Bellotto per rinforzare un po' il settore di centrocampo, è evidente ormai l'intento di Zeman, adesso occorre tenere un centrocampo solido e limitare le incursioni dei giocatori di Colomba. Al lancio lungo il portiere della formazione campana ha perso qualche secondo, Soviero si è beccato anche qualche fischio dalla curva della Regina, lancio ancora di Vargas, pallone per Leon, un rimpallo forse con l'avambraccio, fa giocare l'arbitro, il lancio dentro, esce il portiere, l'anticipo, porta vuota, un groviglio intorno al pallone, fallo sul portiere, calcio di punizione, si scusa Reggi che è andato a sbattere su Soviero,
L'azione è nata da una giocata di Leon che forse si era aiutato con un rimpallo, un tocco con l'avambraccio, comunque l'arbitro ha fatto giocare poi Reggi e Soviero, un groviglio di gambe, la palla resta lì. Per l'arbitro c'è il fallo sul portiere, dunque punizione. E adesso però l'arbitro va a richiamare tutti quanti a muso duro, qui se la prende con Cardinale che aveva protestato, così come Tedesco. Si può ricominciare, 32esimo. Batte lungo il portiere Soviero, soffre in panchina Colomba, pallone per Vargas, colpo di testa del cileno, va del grosso, aspetta il lancio lungo Lazzaro, c'è anche Bellotto, alla fine ha recuperato ma solo per un attimo la regina, ancora del grosso, pressing di Mozart. Savoldi alla fine riesce a dare in profondità, Savoldi parte Casale da sinistra, in mezzo Reggi e Leon aspettano il traversone, pallone lungo, Reggi pronto al colpo di testa, grande però l'uscita ancora di Soviero, contropiede, in avanti solo l'argentino Lazzaro, due su di lui sono Vargas e Franceschini che lo controllano, Jorge Vargas, adesso squadre molto lunghe in campo, lancio di Vargas, prova di testa a correggere Casale, intervento di Del Grosso su di lui, a terra Casale, non c'è fallo, si continua a giocare, rivediamo il traversone precedente con l'uscita di Salvatore Soviero, c'era pronto Gustavo Reggi allo stacco, anticipato l'attaccante argentino che ha preso il posto di Bogdani, Giovanni Del Grosso. Regina che tutto sommato nel secondo tempo ha avuto la forza di reagire, era sotto all'intervallo 1-0, ha trovato subito il pareggio, adesso è ancora sotto e cerca disperatamente, guardate l'errore del portiere sulla linea, l'intervento, no, è gol, erroraccio di Soviero, il gol di Savoldi, ha combinato un pasticcio clamoroso Soviero, Savoldi esulta, ecco qua la smorfia di Soviero, un pallone facile da tenere, semplicissimo, è diventato il pallone del 2-2, si scusa Soviero con tutti i compagni, con i tifosi, 2-2 al 33esimo, gol di Savoldi che si toglie anche la scarpa per festeggiare, ma questo è un errore davvero clamoroso, non è da lui, Soviero ci ha abituato a ben altre prestazioni, però può capitare a tutti, è capitato a lui, pallone come una saponetta, gli è passato tra le mani, guardate, è un cross semplice, nessuno va della regina e invece la palla gli sfugge, Savoldi, la palla è già dentro quando arriva con il ginocchio Cardinale, rivediamo da qua, pallone in mezzo, Soviero un disastro. E poi Savoldi quasi con la spalla, insomma, ha toccato il pallone come ha potuto. Quando è intervenuto Cardinale, la palla era già al di là della linea. E poi l'esultanza di Savoldi che telefona con la scarpa mentre Leon lo riprende. E insomma, ne stiamo vedendo di tutti i colori a livello di esultanze. Un'esultanza simile l'ho vista qualche settimana fa in Spagna con l'attaccante del Tenerife, Marioni, un altro che dopo che segna un gol si toglie una scarpa e se la mette all'orecchio. Bruno Marioni, un attaccante italo-argentino, si vede che Savoldi ha visto le immagini, gli è piaciuta questa cosa e ha festeggiato come Marioni del Tenerife. Non apprezza Zeman e infatti vedete la smorfia che è tutto un programma del Boemo. 2-2, partita che la regina rimette in sesto, ma un regalo di Natale anticipato da parte di Soviero. Ripeto, ci può stare, tutti sbagliano. Soviero errori così non aveva mai commesso, almeno non me ne ricordo. Intanto c'è un fallo di Reggi, calcio di punizione. Bella anche la scusa di Soviero che è andato a scusarsi prima con i compagni, poi ha alzato le braccia verso il settore dei tifosi della Salernitana. Succede. 10 minuti alla fine, siamo 2-2. Arriva un altro cambio per Zeman, un altro cambio tra poco, vedremo chi sarà il giocatore destinato a lasciare spazio ad Alfonso Camorani. Intanto Campedelli, Mozart in tackle, palla che schizza via, poi c'è il fallo di Mozart, calcio di punizione, stavolta per la Salernitana, fallo di Mozart. Adesso Nucini chiede il pallone perché vuole che la sfera venga sistemata nel punto esatto dove è stato commesso il fallo. Adesso vediamo se qualcuno della regina va sul pallone. Ora vanno tutti sul pallone per paura che si ripeta c'è Mozart sulla palla, non se ne vuole andare Mozart dal pallone, mentre Belardi urla a tutti i suoi compagni di stare attenti. Guardate Belardi fuori di sé, si vede che non gli è piaciuta per niente l'esperienza di prima. Adesso si è allontanato Mozart che è rimasto a lungo sul pallone, quelli della Salernitana hanno chiesto la distanza, intanto c'è il cambio che vi dicevo un attimo fa, è entrato Camorani mentre
la regina si prepara a ricevere questo calcio di punizione con il solito Tedesco alla rincorsa. Va Tedesco col sinistro, palla fuori, andiamo da Nosotti, Marco. Sì, è entrato Camorani al posto, come abbiamo visto, di D'Antoni, va in mezzo, anche Tedesco deve arretrare in posizione più vicina a quella che occupava D'Antoni. Camorani prende in pratica il posto di Tedesco, forze fresche, da sottolineare che in occasione del gol si è avvicinato a noi Zeman, voleva sincerarsi se fosse gol o meno, ha detto sembra proprio di sì, mister fa, d'accordo, peccato. Beh, l'ha presa bene. Pallone recuperato in difesa dalla Salernitana, poi la sponda e il lancio lungo da parte di Gioacchini. Adesso Gioacchini un po' scalato all'indietro dopo gli ingressi degli ultimi arrivati Camorani, Bellotto e Lazzaro. Insiste la Salernitana con Campedelli, fermato da Leon, poi il disimpegno di Morabito, ancora del grosso. Tedesco, più centrale appunto dopo le ultime sostituzioni, ancora Tedesco, taglia lui, viene contenuto da Leon, riparte la regina, 2-2 al 37esimo, Vargas, poi Leon, salta due avversari in velocità, grande numero di Leon, ancora l'onduregno, va Leon, era buona la sua idea, pessima l'esecuzione, era buona l'idea di dare a sinistra dove stava tagliando Savoldi. Comunque Leon, quando prende velocità, palla al piede, è difficilmente marcabile, è uno che dà del tuo al pallone, si vede chiaramente, stavolta ha sbagliato la misura del lancio, però il suo ingresso nel secondo tempo ha cambiato sicuramente il volto del centrocampo della regina. Lancio lungo di Soviero, Mamede, mancano 7 minuti alla fine, siamo 2-2, lancio di Casale, sale Cardinale, ancora Casale di testa, Tedesco, sempre lui, anticipa Mamede, palla che si impenna, Mozart, un po' di confusione adesso in campo, Reggi, Savoldi, tiene il pallone, prova col sinistro, Casale, palla fuori di pochissimo, partita sempre viva, adesso la regina ci crede, mancano pochi minuti alla fine, per la verità ci crede anche la Salernitana, continuano ad attaccare entrambe, Casale ha provato con il sinistro, ha cercato l'incrocio dei pali, palla fuori, non di molto, davvero non di molto, si è coordinato bene Casale, gambe a compasso e poi il sinistro fortissimo, fuori di un soffio, ancora regina con Morabito, adesso dal punto di vista del morale sono più gasati gli uomini di Colomba, è abbastanza evidente dopo che hanno trovato il pareggio in maniera molto molto rocambolesca prima con quel regalo di Soviero. Salernitana che difende il 2-2, 39-10, fischia Colomba per richiamare un po' i suoi, calcio di punizione pronto, Mozart alla battuta, pallone per Leon, dotato di un gran tiro, un po' di spazio Leon, poi viene attaccato e fermato, parte Lazzaro, azione di contropiede, difesa scoperta della regina, va l'argentino, torna Leon su di lui, ora Lazzaro che si guarda un po' intorno, Leon entra sul pallone, si è fatto 50 metri di corsa Leon, aveva perso palla e poi è andato a riprendersela, stavolta viene fermato ancora Leon. Se ne vanno quelli della Salernitana con Campedelli, prova il lancio dentro, grande l'apertura e ancora Vargas a chiudere. Bello il lancio di Campedelli, poi Vargas ha sbagliato pochissimo stasera. Calcio d'angolo per la Salernitana, si va a ondate da una parte e dall'altra, tutte e due vogliono vincere, per il momento un punto a testa, 5 alla fine. Dalla bandierina si prepara Tedesco contro i calci d'angolo, 2-2, risultato 2-2, insomma, tutto in parità. Giacomo Tedesco è pronto dalla bandierina, palla bassa, andiamo Gioacchini, ancora per Tedesco che si decentra, parte il cross, colpo di testa, pallone sul fondo, pochi problemi qui per Belardi, provato Lazzaro, traiettoria lunga. Certo che i due gol del secondo tempo sono stati piuttosto curiosi, il gol del vantaggio della Salernitana è venuto su una punizione battuta a sorpresa da Tedesco, ma lì nessuno della regina ha pensato di andare a piazzarsi sul pallone, episodio strano insomma. E poi molto più curioso ancora il modo in cui è venuto il 2-2, mezzo regalo di Soviero, insomma sono stati un paio di regali, prima i giocatori della regina hanno regalato la punizione a Tedesco e poi Soviero ha regalato il pari. Si ricomincia, un paio di palloni in campo, già eliminarne uno, libera il terreno di gioco Mozart da uno dei due palloni, si ricomincia, pallone lungo, vediamo Lazzaro, prova di testa, Vargas, sulla tre quarti Campedelli, ancora la Salernitana rovesciata in mezzo di Lazzaro, c'è Gioacchini e ancora Vargas a chiudere, sicuramente nella regina Vargas su tutti, ha sbagliato davvero molto molto poco, giocatore cileno, 25 anni, difensore anche della nazionale cilena. Corner numero 3,
per la Salernitana. La marcatura di Mamede su Lazzaro, mentre avanzano anche i difensori per la Salernitana. Vediamo dalla bandierina, pronto tedesco, pallone tagliato, primo palo, una mischia, libera di testa Franceschini, pallone che esce da questa parte, ancora la Salernitana, altro pallone gettato in mezzo, Mamede, poi Iranic, Del Grosso, osserva la posizione dei compagni, ancora Del Grosso sul plus, c'è Casale su di lui, buono il lancio di Del Grosso. Attacca la Salernitana ancora, vogliono i tre punti i giocatori di Zeman, qui c'è il colpo di testa da parte di Cardinali, in mezzo ho visto un giocatore della Salernitana che si lamentava per una trattenuta, anche Zeman sembra un po' perplesso, c'era un giocatore, forse Lazzaro, si lamentava per una trattenuta sul colpo di testa di Cardinale, però l'arbitro ha fatto giocare Casale, esce Del Grosso, marcatura su Casale, prepara il traversone, una deviazione, calcio d'angolo, 42-30. Altro corner, fino a fischiare Colomba, avanzano i difensori, si vede che è il segnale, Colomba fischia, sono partiti subito i difensori verso l'area di rigore avversaria, calcio d'angolo battuto, altra deviazione in corner, altra deviazione di Camorani, nuovo calcio d'angolo, pronto Reggi a sfruttare la sua grande elevazione, tutta la Salernitana nella propria area di rigore, non c'è più nessuno fuori dall'area di rigore dei campani, grande mischia in area. Cerca la posizione Savoldi insieme a Reggi, grande traffico, va Leon col sinistro, di pugno Soviero, stavolta sceglie bene il tempo il portiere, libera in fallo laterale, Mozart, pronto il brasiliano, si propone Savoldi, attaccato, ancora Savoldi che si rialza, si continua, pallone che filtra, poi il disimpegno di Olivi, fallo di Iranek su Lazzaro, punizione per la battuta tedesco, rapidamente. Il tocco di Tedesco per Camorani, avanza lui. Ancora Camorani all'uno contro uno con Mameda, arriva il raddoppio di Leon. Leon ha dato dimostrazione di sapersi sacrificare anche in marcatura, mentre c'è un intervento deciso ai danni di Mamede, la punizione per la regina, Leon vorrebbe la munizione dell'autore del fallo, l'arbitro dice di lasciar perdere, si ricomincia con il lancio di Vargas, in piedi Zeman, siamo quasi al 90esimo, pronto Vargas, ci sarà lancio lungo verso il limite dell'area per la testa di Reggio Savoia.